La tombola sembra sia nata a Napoli, alternativa casalinga all'otto, vietato durante le feste natalizie per non distrarre i fedeli dalla preghiera. Ora la tombola è diventata una tradizione. Una bella partita non è mancata nel programma Natale con noi alla casa di riposo, casa protetta Vittorio Emanuele, nella sala cinema, tra alberi modernissimi e minimal, presepi e mercatini. Abbiamo l'appuntamento come tutti gli anni per la Befana, per il 6 di gennaio, ma l'abbiamo anticipato, facciamo la tombolata con l'Associazione dei Nati Stanchi. Si vincono tanti premi, il terno, la quaterna, la cinquina e la tombola, e facciamo tre giri di tombolata che i Nati Stanchi come tutti gli anni offrono. Tanti partecipanti, ospiti dell'istituto, coccolati e festeggiati da uno staff di operatori, parenti e amici. Un sacchetto riempito con pezzi numerati in modo analogo, le cartelle contrarighe con cinque numeri compresi da 1,90. E ci sono i Nati Stanchi a guidare e animare il gioco perché tutto accada e bene. Ogni tanto un controllo, ambo, terno, quaterna, cinquina, tombola. Tutti gli anni siamo qua a fare la tombola per questi anziani. Venite spesso? Sempre. I giocatori sono veri professionisti di tombola, arrivano a giocare con due o tre cartelle contemporaneamente. Al Vittorio Emanuele il calendario non è ancora completo, prossimamente. Dopo la tombolata, il 7 di gennaio, abbiamo gli stagionati che canteranno i canti popolari. Gran finale? Gran finale con la Iolanta Stalenite e i suoi allievi.